rassegna Terra dei Teatri Jazz 2015, organizzata dall'Associazione Musicando Jazz, che porta nei più bei teatri della provincia di Macerata il jazz internazionale, giovedì 12 marzo si sono esibiti nel Teatro Piermarini di Matelica Alessandro Lanzoni al pianoforte, Matteo Bortone al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria, con delle improvvisazioni e delle novità. Partiamo dal concerto di stasera. E avete registrato un disco in trio che si intitola Dark Flavor, ma quello che avete suonato non fa parte del disco. Che cosa sì, avete suonato? I brani originali che abbiamo suonato stasera facevano parte del secondo lavoro, del secondo disco che abbiamo registrato insieme, che si chiama Selton, e che tra l'altro è un disco che non abbiamo registrato in trio ma in quartetto con un trombettista americano che si chiama Ralph Alessi. E niente, stasera, come tutte le altre volte che suoniamo dal vivo, abbiamo in qualche modo improvvisato una lunga struttura. Ci piace alternare brani originali con degli standard o spazi di improvvisazione libera. Come scegliete il repertorio di un concerto? Ma gli standard a caso, non a caso, stasera un paio. Sì, dobbiamo ammettere che sì. Stasera sono usciti degli standard. Uno in particolare, Blue and Green, che non avevamo mai suonato insieme. Quindi io, facendo questa introduzione da solo, a un certo punto mi è venuto di accennare questo brano e stavo sperando con tutto il cuore che anche che gli quindi altri lo conoscesse. Quindi l'hai messo in difficoltà, praticamente. Sì, sì, però questo fa parte o del forse gioco. No. No, più che in difficoltà, ci hai messo dei soldi sul banco, così detto, adesso voglio vedere se la sapete questa. E gli ha detto bene che stasera, poteva dirgli molto bene. Esatto. Poi magari altre volte invece ci mettiamo e decidiamo dei brani che poi magari a volte non suoniamo, però diciamo scriviamo questi brani, poi possono uscire a caso, esatto, diciamo, nel concerto. Esatto. Dipende molto dalla situazione, dal luogo in cui ti trovi, dall'umore, dalla cena. Giovani jazzisti, due parole sull'ambiente del jazz in Italia. Si predilige molto di più l'artista che può riempire il teatro, quindi magari dei nomi molto più conosciuti. È così, ed è strano che sia così, secondo me, anche perché forse alcuni organizzatori potrebbero riflettere su questa situazione, per cui siamo anche magari in un momento di crisi e assoldare dei gruppi giovani significa anche poi fornire dei cachet più bassi rispetto ai grandi nomi che poi sì, sicuramente ti danno in cambio un grande pubblico, però sono anche gruppi che costano di più, quindi in qualche modo si può trovare un equilibrio. Poi essere inseriti in un cartellone anche di una certa rilevanza fornisce anche la possibilità ai giovani che fanno musica, cioè per certi versi più sperimentale o comunque che investono la loro vita sulla musica, che iniziano ad affacciarsi a questo ambiente, è un modo per esporsi a un pubblico diverso, più ampio e quindi un mezzo di crescita in un certo senso. Si può dare di più.